È stata presentata durante l'ultimo Consiglio regionale pugliese a Bari una proposta per una campagna di sensibilizzazione sull'epilessia e crisi convulsive da parte del consigliere ed ex assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. Nel corso della esposizione, il consigliere regionale ha rilevato come redigere un protocollo di collaborazione tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale, ASL e associazioni impegnate nel settore per promuovere dei corsi di primo soccorso rivolti a studenti e personale scolastico, finalizzati alla corretta gestione delle emergenze che possono essere legate a questo tipo di patologie, mettendo così la scuola nelle condizioni di svolgere al meglio l'importantissima funzione di prevenzione e promozione, sia sotto il profilo della crescita psicologica che quello dell'assistenza. Per Lopalco, la scuola rappresenta non solo il luogo privilegiato in Rampa cui di bambini e lancio ragazzi passano gran 52 parte bandi del di loro tempo, concorso ma anche pubblico per quello titoli ed all'interno del esami quale, per secondo l'assunzione a gli tempo studi, si possono pieno e manifestare per la prima indeterminato di volta alcuni dei 721 unità, disturbi copertura di vari profili neuropsichiatrici. professionali presso la regione.